Officina 9000 giri con Luca e Mirko che sta lavorando sotto quella BMW, ma partiamo da questa. Luca, tutto bene? Tutto bene. Oggi festeggiamo i 32 anni di onorato servizio. Sì, che sì, bello, sì. Cavoli. 24 giugno 88 a oggi, 32 posto anni. Mitico, solito. Sempre negozio, lì, Viale Piceno 3. La bottega è sempre lì. La bottega è sempre lì. Sì, 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 sì. E qui invece l'officina, fantastico. Invece... Mercedes BMW, quest'oggi spiegaci che tipo di lavorazione sì, state facendo. Allora, abbiamo Mercedes BMW, poi fuori abbiamo una Mini Cooper S, ti faccio vedere. Sono dei lavori, ripeto, che noi facciamo spessissimo. Questo in particolare è un CLA col motore 2002 turbo diesel. Il cliente ci ha chiesto di fare un piccolo upgrade a livello unicamente di potenza. La macchina è molto recente, quindi il concetto era di avere un qualche cosa che fosse reversibile, che non lo facesse rischiare da un punto di vista di garanzia, controlli e quant'altro. Quindi, classico trittico che noi proponiamo sempre. La centralina elettronica viene fatta attraverso questo sistema che si chiama Selectron Chip Box. La centralina nello specifico è questa. Okay. Al posto che tecnicamente funziona in questa maniera, al posto che caricare il file sulla centralina originale, la carichiamo su un'interfaccia esterna che lavora in parallelo con l'originale, quindi da non confondere con una centralina aggiuntiva. Questa è una centralina esterna riprogrammabile, significa che io smontando questa scatolina qua, queste quattro viti, mi collego con la centralina, mi collego col computer, carico lo stesso file che potrei caricare sulla centralina principale. Il vantaggio che cos'è? Che a parità di prestazioni il cliente va in concessionario, prima di andare al concessionario ovviamente, sgancia questo connettore, sfila la slitta, dentro in macchina c'è la chiusura a circuito, mette il tappo, la rincastra dentro, qualunque diagnosi, qualunque controllo, la centralina la centralina principale rimane sempre quella, non rileva nessun tipo di anomalia, cosa che purtroppo è capitato a nostri clienti, che se tocchi la centralina principale, se il concessionario se ne accorge, ci sono poi problemi con la garanzia. E questo appunto ti dà, noi normalmente su una vettura turbo diesel, ovviamente dotata di FAP, due catalizzatori, non andiamo mai oltre i 30 cavalli, qua siamo mi sembra sul nord dei 28 cavalli e 45 Nm di coppia, più che sufficienti. Volendo si può avere qualcosa di più, noi cerchiamo sempre di dire al cliente meglio non esagerare per non aver problemi. La rimetto a posto prima di dimenticare. Poi, in abbinamento alla parte elettronica, filtro aria che male non fa, respira meglio il motore, noi di solito utilizziamo o filtri aria a pannello, questo è un filtro aria a pannello, quindi va smontato, ormai l'abbiamo montato, comunque vanno smontate queste quattro viti, va sfilato il filtrino in cartone e va messo un filtro in cotone lavabile. Questo diciamo che dà più respiro al motore, il vantaggio grosso è che ogni 8-10 mila km il cliente smonta il cassoncino, vede lo stato di sporcizia, se lo gestisce autonomamente non va più cambiato. Ultima cosa che abbiamo montato su questa macchina. Non c'è di andare a correre con la mascherina, ma quelli che vedi andare a fare jogging con la mascherina. Sì, esatto, più o meno il concetto è quello lì, più o meno è quello. Abbiamo montato anche questo, già fatto vedere tante volte nelle puntate precedenti, il pedal booster è un sistema che non dà cavalli, intercetta il segnale che parte dal pedale acceleratore e finisce sul reostato che apre la valvola a farfalla e va a lavorare sul tempo di risposta, nel senso c'è un selettore con quattro programmi diversi. Il cliente sceglie il programma che più gli si addice e in questo caso quando lui schiaccia su quell'acceleratore la macchina parte immediatamente. Una volta che parte viene accorciato questo tempo di risposta, lavora la centralina e quindi a questo punto tutto l'arco di utilizzo della vettura, l'arco di coppia è stato migliorato e a questo punto la differenza è netta e sensibile. Non facciamo nulla a livello, come abbiamo detto tante volte, non facciamo nulla a livello di scarico su una vettura turbo diesel, se non su step 2 o superiori, perché montare uno scarico sportivo o libero su una vettura turbo diesel, noi ormai sono anni che sconsigliamo ai clienti di farlo, perché il sound che si ottiene è uno sound, diciamo, secondo noi, nella definizione da trattore. Quindi nel momento in cui uno dovesse intervenire sullo scarico o si interviene in maniera specifica e tecnicamente avanzata, tipo appunto con un downpipe metallico, o se no è meglio lo scarico lasciarlo così, va decisamente meglio. Luca, per il discorso del rumore, al quale noi siamo, della nostra generazione, siamo molto legati, la soluzione di cui ci hai già parlato, ma vorrei approfittare del fatto che Mirko ha appena terminato, ultimato il... È in fase di montaggio, a metà dell'opera. Ok, ci fai vedere che cosa c'è alla fine con il discorso del... Guarda Mirko, se tiri su un attimo prima di picchiare la capoccia...
Sound Booster con questo, giusto? Esatto, la sua esatto. Confezione, Max Host. Allora, questo qui è un sistema che ho già descritto diverse volte, è un sistema che va a riprodurre, a prendere le onde sonore dello scarico, le modifica e riesce a produrre un sound come se fosse un V6 o un V8 a benzina. Giusto questo per far capire, ormai è stato montato, il montaggio è stato fatto all'interno di questo kart, quindi visivamente non si vede assolutamente nulla, l'unica cosa che si può vedere è quest'uscita qua nera che è stata verniciata proprio per mascherarla, non si vede assolutamente nulla, viene montato con una staffa, non buchiamo niente, qua c'è il risuonatore e le due centraline, una per quanto riguarda il collegamento col telefonino e l'altra per il collegamento col sistema CAN bus della macchina. Questo che cosa comporta? Il fatto che il cliente tramite app dedicata si collega sulla suo modello di vettura e può gestire in totale autonomia, l'abbiamo già fatto vedere diverse qua, mi spiace che non lo riusciamo a far vedere, ma deve ancora fare la parte dei collegamenti. Comunque è importante vedere che certo, alla fine non noti praticamente assolutamente nulla, è un sistema assolutamente omologato, cioè il cliente venisse fermato per la strada non avendo toccato lo scarico non possono contestargli nulla, in sede di revisione assolutamente perfetto, dovesse andare in assistenza anche in questo caso completamente omologato. Altra variabile molto interessante che secondo me è da valutare, nel momento in cui uno dovesse cambiare la macchina basta smontare il sistema, cioè il risuonatore e le due centraline, lo si monta paro paro su un'altra vettura, in questo caso viene, diciamo così, ammortizzata la spesa su più macchine. La tipologia di suono, ci sono infinite tipologie di suono che può scegliere il cliente, può scegliere se aumentare o diminuire il volume, spegnerlo, accendere, cioè diciamo che è ipermodulabile. Come ho detto prima, non chiaramente, questo è ovvio che non dà potenza, come non darebbe potenza il fatto di toccare lo scarico, c'è il vantaggio che qua il rumore attrattore non esiste, uno se lo modula come vuole, addirittura in alcuni casi vengono montati questi sistemi sulle Tesla che sono elettriche, intanto per estremizzare, certo, in sostanza. Certo. Quindi questo mi sembra un'ottima alternativa al discorso, come dicevi tu, c'è tanta gente che oggi soffre del fatto che queste macchine qua non hanno più emozione. Esatto. Va bene. Andiamo a fare la Mini? Sì, andiamo a vedere l'ultima. Luca, Mini. Ok, questa Cooper qua è l'ultima della serie, una Cooper S di ultima generazione, cabrio, vabbè, il motore comunque è sempre quello solito da 192 cavalli, in questo caso sempre, il discorso motore è il must in assoluto, cioè quando ci chiedono di fare i lavori sulle macchine partono, caso strano, partono sempre sul motore, il discorso parte sempre dal motore per poi in alcuni casi diciamo venire sviluppato o sull'assetto, sull'impianto frenante, l'estetica direi che ormai è stata quasi abbandonata nel corso degli anni perché queste macchine qua, tutte le macchine di recente costruzione sono talmente perfette che metterci le mani come estetica io personalmente non me la sento più, cioè quasi vai quasi più a rovinare l'estetica che non ad abbellirla, quindi il discorso dell'estetica lavoriamo tantissimo sugli altri ambiti, quindi per questa macchina diciamo che il discorso motore, sempre come dicevamo, essendo una macchina nuova, il concetto della Selectron che abbiamo sviluppato prima, in questo caso l'incremento è leggermente inferiore, parliamo di 26 cavalli e 42 Nm di coppia, anche in questo caso leggermente migliorabile nel caso in cui il cliente voglia qualcosina di più, 10 minuti ci si attacca, si fanno le modifiche e si ha un risultato diverso. Diciamo che rispetto a quelle due di prima, il cliente mi ha chiesto, lamenta il fatto che la macchina rolli un pochino, questo dobbiamo ancora montarlo, quindi noi utilizziamo, siamo rivenditori per Milano, delle molle Eibach e degli ammortizzatori Bilstein. Giusto per parlare diciamo di questa accoppiata, la Bilstein da qualche anno fa un pacchetto che si chiama Bilstein B12, che è un pacchetto promozionale dal mio punto di vista molto interessante, perché con l'acquisto di tutto il set, cioè i quattro ammortizzatori e le quattro molle, il cliente paga sostanzialmente il costo delle molle il costo degli ammortizzatori e le molle gli vengono fuori quasi con 20-30 euro paga le molle. Quindi è un sistema economico che ci ha permesso di fare tanti assetti completi, cosa che fino a un po' di anni fa per questioni economiche si facevano generalmente solo le molle. Poi io dico sempre a tutti, io ti do una spiegazione tecnica, la cosa migliore è montare quattro molle, quattro ammortizzatori adeguati come taratura, come stelo le molle, poi se la macchina non ha fatto tanti chilometri si possono montare anche solo quelle, però almeno un'impostazione tecnica gliela devi dare. Quindi questo è un po' il concetto in generale, basta, questo è il tutto anche sulla Mini. Ok, scusa, io sono andato a spiare qui davanti. Sì, fai.
Questo è il filtro, mi dicevi? Questo è il filtro che andremo a montare, questo è un kit specifico, questo è il C-Box che è stato già montato, non lo tiriamo via perché è sotto questo carter qua, ok? Sì. Questo è un sistema che ti va a cambiare tutta la scatoletta filtro fatta dalla KN, quindi si toglie la scatoletta filtro, si mette una scatoletta di filtro specifica per la macchina, in questo caso il motore respira meglio, soprattutto non sono quei kit universali che io ci lasciano un po' il tempo che trovano, ma sono kit specifici per cui viene dichiarata anche la potenza quando uno monta questo kit, in questo caso si guadagnano mi sembra 8 cavalli perché è stato testato e sviluppata la dimensione del filtro e il condotto, la dimensione del condotto in funzione del motore, quindi questo è molto importante, meglio non fare mai accrocchi o aggiustamenti di cose generiche, è sempre meglio nel caso in cui esistano mettere delle cose specifiche testate, così si va sul sicuro. Perfetto, grazie Luca, bel panorama, molto bello, 9000 giri, grazie, alla prossima, grazie. Ciao. Frank, ciao.